per quanto riguarda la costituzione della lista, non è quella scaturita dalle comunali online. Quali sono stati i criteri utilizzati per l'inserimento dei candidati? È stata esclusivamente una questione di coerenza, per cui coloro che non hanno ritirato un atto di sfiducia non riconosciuto dallo stesso Movimento 5 Stelle, perché non c'era stata da parte mia nessuna violazione del nostro statuto, sono stati posti, diciamo, si sono posti automaticamente fuori dalla lista. Chiaramente questo è successo anche per alcune persone che in maniera secondo me coerente hanno ritirato anche la propria candidatura, proprio perché non aveva senso rimanere in lista con un candidato sindaco che non riconoscevano. Ci sono però alcuni candidati che hanno pubblicamente dichiarato di non essere mai stati contattati per l'eventuale esclusione. Lo dimostrassero. C'è anche un documento di accettazione della candidatura che è stato postato su Facebook. Documento di accettazione della candidatura, non è ovvio che c'era, per forza, no? Non l'avevano tutti, l'avevano solo i primi 32, ma questo non significa assolutamente niente, perché l'ho ribadito, la coerenza stava nel ritirare la lettera di sfiducia. Quella lettera di sfiducia creava una situazione di ingovernabilità della lista e l'impossibilità di fare una campagna elettorale difficile come quella che abbiamo qui a Foggia. La questione risulta essere arrivata anche a livello nazionale, ha ricevuto una mail, qual è stata la sua risposta, come si comporterà in futuro? Io non è che ho ricevuto una mail, io ricevo costantemente le mail dallo staff e lo staff riceve costantemente email dal sottoscritto, in quanto sono il detentore del logo e quindi rispondo a Beppe Grillo di quello che succede. Niente, ho risposto in maniera molto tranquilla, ho riportato le motivazioni che sono state adotte e niente, proseguiamo tranquillamente. Anche a Foggia sta prendendo piede il Movimento 5 Stelle, si diceva in conferenza, tante persone che vi fermano. La spaccatura sembrava più sul suo nominativo. Qual è il motivo per cui ha ritenuto comunque di non fare un passo indietro a favore di qualcun altro? Innanzitutto perché era una richiesta strumentale fatta da pochissime persone, alla fine la maggior parte dei candidati sono rientrati a un dialogo costruttivo, tant'è che in questa sede abbiamo fatto la conferenza stampa, quindi diciamo, sono rimaste pochissime persone che hanno utilizzato la macchina del fango, ma cioè, non mi preoccupo minimamente, il movimento è fatto da tantissime persone, è normale che due o tre candidati, due o tre attivisti possono avere delle idee diverse. Noi andiamo avanti, siamo tanti, siamo sempre di più e proseguiamo. Comunque capisco che la stampa abbia, o comunque una certa stampa abbia un'azione, diciamo, classica, si preoccupa degli scontrini. Noi abbiamo altri interessi, ci interessiamo di politica, quindi se voi siete interessati agli scontrini andateveli a cercare, andateveli a trovare, ma a noi non ci interessano gli scontrini. A livello di programma, quindi punti principali, la suddivisione tra tecnostruttura e politica nel comune, che lei ha indicato come peggior guaio per la nostra città. Sì, è il primo tassello per poter governare la città di Foggia.